L'alto livello del rugby italiano riparte da una riunione plenaria al Paianini Center di Verona. Le nazionali al vertice della piramide, le franchigie e le società di top 10 direttamente coinvolte nel progetto. Cambia il modello formativo, aumenta il ruolo di tutte le società italiane. Oggi il sistema dell'alto livello nazionale è la nazionale maggiore, ovviamente la nazionale under 20 e tutte le altre nazionali, ma le franchigie e tutto quello che è il sistema di formazione per l'alto livello della federazione e i club di top 10. Questo è l'alto livello italiano. L'alto livello italiano verrà gestito dalla federazione insieme a queste strutture in modo da avere un sistema integrato che possa permetterci di raggiungere i maggiori risultati, tenendo presente che l'interesse fondamentale della federazione, ma direi del rugby italiano, sono i risultati della nazionale maggiore, della nazionale femminile e della nazionale under 20. E poi ascendere gli altri. Ovviamente tutti sono importanti e fondamentali, però dobbiamo tenere ben presente che le nostre risorse vengono dalle strutture in cui noi siamo inseriti e che richiedono i risultati della nazionale. Oggi qui a Verona abbiamo visto tutti gli staff dell'alto livello. Sono molto felice che siano venuti tutti quanti e sono anche molto felice che tutti quanti abbiano espresso la volontà di lavorare insieme per gli obiettivi comuni, per il bene comune del rugby italiano. E non è un caso che oggi siamo a Verona e ho chiesto a Raffaella Vitadello di darci la sua struttura per riunirci e per vederci. Il club di Verona è un club che ha fatto della formazione dei ragazzi uno degli obiettivi principali, per cui è chiaro che su club di questo tipo pensiamo all'inizio di appoggiarci e poi speriamo che tutti i club d'Italia entrino nel sistema. Il nostro presidente ha voluto un confronto con l'alto livello, quello che lui considera alto livello, e già questa è una visione diversa, perché l'alto livello non è solo nazionale maggiore, maschile e femminile, seven e le due franchigie, ma ha inglobato in questo alto livello anche le società di top 10. Questo per me è un passo avanti ed è un passo in cui la federazione col suo presidente dà alle società di top 10 la responsabilità, una responsabilità molto importante. Quello che poi per me è stato importante è che c'è stata una condivisione di dire sì, l'Italia, cioè la nazionale, ci devi dire qual è un po' il modello di formazione, quindi avere dei parametri tutti uguali sia dal punto di vista fisico che tecnico che tattico. Abbiamo parlato anche della parte mentale del giocatore, quindi secondo me sarà poi una pioggia dall'alto verso il basso di standard, di indici, di metodologie, di procedure che noi club poi dovremo adottare con le nostre potenzialità, le nostre capacità, le nostre anche risorse finanziarie. Non tutti i club sono uguali, ma credo che tutti i presidenti e tutti i dirigenti dei club abbiano tanta voglia di contribuire a questa nuova federazione perché possa poi vincere la nazionale. Finalmente il presidente mantiene la parola e arriva con questo pronunciamento che l'alto livello sarà ridisegnato e comunque quello che importa a noi, comprensivo del top 10. Spero tanto che il nostro impegno nel top 10 fosse un impegno che comporta un innalzamento di livello per le nostre squadre, per le nostre società, e questo per me significa organizzare un qualche torneo internazionale dove anche noi possiamo andarci a far vedere i nostri ragazzi, fare delle esperienze, delle soddisfazioni, perderemo anche, ma saranno sempre delle soddisfazioni in quanto andremo a imparare, andremo a fare delle conoscenze che ci faranno crescere, a me è importante quello. Però per far questo bisogna che questo top 10 effettivamente sia ridisegnato in modo che effettivamente faccia parte dell'alto livello. Certamente la federazione investirà sempre di più sulla parte tecnica, sul campo, sui risultati. È una decisione del primo Consiglio federale. Il primo Consiglio federale, l'intero Consiglio federale all'unanimità, ha deciso che qualsiasi spesa superflua, chiamiamola così, non verrà fatta, e tutto quello che si riuscirà a risparmiare da questa rivisitazione del nostro bilancio verrà indirizzato sulla struttura tecnica, cioè sul campo, sulle società, sui club, sulla formazione, sulle nazionali, sui giocatori.